E Radio Radicale, siamo con il senatore Pier Ferdinando Casini per parlare del vertice di Vilnius. Allora, il confronto sull'adesione dell'Ucraina alla NATO è stato, diciamo, serrato. La decisione che è stata presa, la valutazione è stata quella di aspettare la fine della guerra. Allora, era giusto mettere il tema all'ordine del giorno per dare anche un riferimento al, diciamo, inopportunamente forse alla Russia su quello che accadrà alla fine della guerra? Ma secondo me, come tutti questi vertici, sono e producono bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti a seconda dell'angolo di visuale. Io tutto sommato credo che sia stato un vertice positivo perché ammettere oggi immediatamente nella NATO l'Ucraina sarebbe stato, secondo me, un gesto avventato. Questa linea di ponderazione, di responsabilità, da un lato fa capire alla Russia che stiamo giocando seriamente e che dal giorno dopo la fine della guerra ci sarà un partner in più nell'Alleanza Atlantica. Dall'altro non drammatizza oltre misura il conflitto in atto, che è già di per sé drammatico, perché è un conflitto che ha già prodotto migliaia di vittime innocenti e va assolutamente fermato. Per cui da Vilnius credo che emerga un monito chiaro. Ai russi si dice: siete ormai in zona Cesarini per trovare una via di negoziazione possibile. Sappiate che non potete in alcun modo contare su un abbandono da parte nostra dell'Ucraina. Questo è fuori dal novero delle possibilità. L'Alleanza Atlantica, anche con l'accordo stipulato speciale con l'Ucraina, dice chiaramente che noi non lasceremo soli gli ucraini in questa battaglia per la libertà. Come ha trovato la reazione di Zelensky? Ma la reazione di Zelensky, da un lato anche questa è prevedibile, dall'altro Zelensky non è e non può essere la NATO, è una parte a cui noi diamo tutta la solidarietà possibile, ma da cui chiediamo anche rispetto. Vuole fare una valutazione sugli incroci di questo vertice, sul dibattito che c'è stato, sul ruolo che ha svolto la Turchia, che non ha fatto mancare la sua solidarietà a Putin nel momento del colpo di Stato, ma che poi ha avallato, l'ingresso della Svezia nella NATO? È la strategia di Erdogan. Erdogan è un grande giocatore, è un player importante, pensiamo a quello che sta succedendo nel Mediterraneo e il ruolo fondamentale che gioca, molto più di quanto riusciamo a fare noi europei, noi italiani, noi francesi, tutti assommati non riusciamo a fare quello che sta facendo la Turchia. E è chiaro che per noi, però, essendo una forza dell'Alleanza Atlantica, può essere anche una carta da giocare. Dove, quando? Dove e quando è chiaro, nella negoziazione con Putin, perché dato che al momento del negoziato bisognerà arrivare, credo che la carta Erdogan è una carta che dobbiamo tenerci di riserva. Senta, l'ultima cosa, questo dossier ha riaperto le porte della Turchia all'Unione Europea? Ma bisogna trovare, diciamo, una nuova piattaforma di intese di lavoro comune con la Turchia. Non si può andare avanti in base di incomprensioni reciproche, è necessario sia per noi ma anche per loro trovare il modo di associarli in qualche modo al destino dell'Unione Europea e però rafforzare anche la loro partnership nella NATO, che non può essere a secondo delle convenienze o a intermittenza, deve essere una scelta anche per loro al 100%. Grazie al Grazie. Presidente Pier Ferdinando Casini.